Innanzitutto io dico che per me la Juve non perderà Dybala. Se la Juve perde Dybala è un fallimento della società. Perderlo a zero, poi che vada all'Inter o da un'altra parte, perderlo a zero è un fallimento della società. E infatti non succederà. Quello che sta facendo la Juve adesso è anche da un po' di media Scusa, su questa cosa ti si parte. basa questa tua convinzione? Perché ripetiamo, se Dybala decide di non firmare, è libero da Allora, per me giugno. Dybala al momento è l'unico fenomeno che ha la Juve. Ma dai. Dybala può decidere le partite da solo, l'ha già dimostrato quando è al No, dai, meglio. abbiamo visto L'ha già dalla classifica, dimostrato. l'ha deciso Aspetta, lui aspetta, da solo. fai L'ha già finire un buttato attimo. fuori dalla Fai finire. Champions il Barcellona di Messi. Sì, dai. E Messi non si è visto. Guarda che il Barcellona è Comunque. uscito anche con la Roma di Sì. Francesco, no, giusto Dai, per fai, aggiornarti. fai, fai finire, fai finire. Quello che è successo a Dybala è stato che Dybala ha avuto molti infortuni, poi ha preso il Covid negli ultimi anni, ha visto poco il campo. Giustamente rinnovare un giocatore che in quel momento non sta giocando, non lo puoi valutare sul campo, la Juve ha voluto prendere tempo. In questo momento, secondo me, la mossa è più per tenere un attimo per le mani, per le redini, l'economia societaria in vista del mercato di recupero. Perché potrebbero fare i movimenti delle punte, Morata forse in uscita, forse qualcosa in entrata, si vedrà. Ma finito il mercato di gennaio, il rinnovo ci sarà. Ovviamente Marotta, che lo conosce bene, sa che è un campione, lo vuole andare a prendere a zero. È ovvio, Marotta è un grande dirigente, l'ha dimostrato da noi, l'ha dimostrato anche all'Inter. Ma la Juve non lo Quindi tu lascerà non hai nessun scappare. timore che anche questo atteggiamento un po' della Juventus, poi Ma secondo me parleremo sì. delle Allora, Dybala parole di Arriva Bene, ha detto deve dimostrare di essere da maglia numero 10, cioè è un qualcosa che quello può è per anche motivare. far rigirare contro il È per giocatore. motivare però Dybala. Dybala è innamorato di Dybala, è capitano della Juve, numero 10 della Juve, vuole dimostrare anche lui. Le parole per motivarlo, secondo me, ci stanno, anche perché siamo in un momento difficile, Dybala deve trascinarci fuori, lui può farlo. Scusate, qui l'ingaggio si parlerebbe di quali cifre, per Allora, capirci. si parlava di un accordo con la Juve da 8 milioni più bonus per 4 anni. L'Inter si parla di una possibile offerta da 7 e Ok, mezzo. quindi 10 milioni all'anno per 4 anni, 20, 40, 60, 80 milioni in 4 anni a Dybala. Cioè, con tutto il rispetto di Dybala, dare 80 milioni a uno che ha 28 anni, cioè non è Donnarumma che ne ha 21, cioè Dybala ha 28 anni, gli dai 80 milioni in 4 anni, è un giocatore che purtroppo alla Juventus non ha lasciato minimamente il segno, perché Assolutamente durante le sue falso. stagioni mi sembra che abbia fatto sì dei periodi molto brevi dove ha fatto benissimo, ma per gran parte della stagione non l'hai mai avuto a disposizione, o perché giocava male o perché era infortunato. Quindi, con tutto rispetto, secondo me, se l'Inter vuole suicidarsi di dare 20 milioni all'anno a Dybala, lo Ah, può anche questo fare. pensa Gamera. Allora, diamo No, da Borsellino perché poi noi ci a torniamo quelle cifre, dopo. parlo, a No, quelle chiaro, poi ci cifre. torniamo dopo noi sull'argomento, anche dopo la partita, però adesso abbiamo qua Antonio nel pre. Intanto cosa ti ha suscitato cosa ti hanno suscitato queste indiscrezioni delle ultime ore che abbiamo riportato anche noi qui a Nova Stadio, il ritorno di fiamma, chiamiamolo così, Marotta Dybala, con però la concreta possibilità adesso che sia Dybala a dire non rinnovo e vado dove voglio io. Tu lo faresti firmare a quelle cifre? Gambaro dice no, non ha A senso. 20 milioni all'anno no. Ma non ha parlato di Ma 8, allora, no? premesso che non sono io a decidere il bilancio dell'Inter o a curarmi del bilancio dell'Inter, io faccio solo il tifoso. Io dico che sostituire un probabile partente come Sanchez con un giocatore come Dybala è chiaramente un upgrade per l'Inter, quindi io lo farei subito. Farei firmare subito Dybala se avessi la possibilità. Perché non mi occupo io dei conti dell'Inter? Poi non riesco a capire onestamente il discorso che fa Lorenzo, perché si dice giustamente, posso anche essere d'accordo che Dybala in questi anni ha dimostrato di essere un grande giocatore, però poi mi dice che certe cifre se ne deve meritare. E allora delle due l'una, o Dybala ha già dimostrato di essere un grande giocatore, di valere quelle cifre, e gli incidenti di percorso a livello fisico dell'ultimo anno sono appunto da derubricare a semplici incidenti, oppure, come credo io, la Juve non crede più in Dybala e sta cercando in qualche modo di far abbassare le pretese al giocatore, ma non rinnova a quelle cifre perché non crede nel giocatore. E anche il giocatore ormai l'ha capito, non, di essere praticamente un separato in casa. Il fatto Pensi che che faccia bene? arriva Cioè, bene. tu pensi che faccia bene la Juventus avere questi dubbi? Tu dici io me lo porto a casa Dybala se posso, forse più per fare lo sgarbo alla Juve che per il valore tecnico allora del giocatore?
La Juve non fa bene perché essere arrivati a questo punto con un giocatore come Dybala è chiaramente un errore, ci deve essere stato qualche errore. Tu non puoi permetterti a metà gennaio di dire temporeggiamo un altro po', vediamo se ci qualifichiamo in Champions e poi eventualmente discutiamo i rinnovi, perché un capitale umano come quello di Dybala, che possa piacere o non piacere, comunque non puoi permetterti di perdere un giocatore del genere a zero. Quindi qualche errore la Juve l'ha fatto. Io credo che arriva bene con le sue continue interviste prima delle partite, stia cercando di preparare il terreno anche dal punto di vista ambientale a una possibile appunto perdita a zero del giocatore, perché è un continuo sparare a zero sull'argentino, un continuo dire certe cifre vanno meritate, i giocatori dovrebbero più tenere alla maglia che ai loro procuratori, cioè un modo per scaricare il giocatore anche agli occhi dei tifosi, per far capire ai tifosi che è un giocatore su cui non si può contare, quindi far digerire loro magari una perdita a zero o magari addirittura l'approdo a una rivale acerrima come l'Inter. Gol, dimmi la tua. No, io vorrei fare un ragionamento al di là di quello che sarà o non sarà. Io penso che la Juve non, probabilmente alla fine non rinnoverà. Penso che non avrà più questo potere economico perché qualcuno dall'alto prenderà la proprietà della Juventus e dirà: guarda, qua sono 10 anni che investiamo 800 milioni, 900 milioni, i risultati non vengono. Penso che ci sarà un ridimensionamento. Io penso questo, che la Juve non continuerà a investire, a buttare soldi, incomincerà a fare anche una spending review. Però al di là di questo, sono un po', diciamo, sconvolto, dico la parola giusta, sconvolto, perché un giocatore come Dybala, che probabilmente è il beniamino di tanti bambini, ragazzini, cioè vedere che Sì, è possa uno di passare. pochi che ha classe nella Juventus, per Certo, quanto possa non essere un però campione, però. vedere, cioè io capisco che Dybala lo prenda il Manchester United, lo prenda il Real Madrid, lo prenda chi volete, ma un giocatore simbolo che passa a una diretta concorrente è una cosa che secondo me, cioè va bene Çalhanoğlu perché è un giocatore medio, ma vedere una bandiera della Juventus che passa a un'altra squadra è una cosa tragica. Non tanto per i tifosi che si arrabbieranno, ma proprio per le nuove generazioni di bambini che tifano. Cioè, Francesco, veramente, ma poi non ci è sarò andato. poetico, Ma io ma è uno schifo. mi Ma non ci è preoccuperei se andato. fossi Borsellino, perché se si prendono Dybala è il gioco delle tre carte che si vendono Lautaro o No, mi Correa. stava rispondendo su una cosa. Farai il tuo solito gioco delle tre carte sul bilancio e ti prendi Dybala a zero, Ah, dice Scarinzi, vendi questa è la Lautaro a prospettiva. 70 e hai tirato su un altro bilancio, come dire, come Massimo siete ancora non si è pratici ripreso voi, dalla no? sbornia Massimo ancora Massimo non si è ancora non ripreso si è dalla sbornia ripreso. di mercoledì e mi preoccuperei fossi lui più della situazione che è in casa lui con Dybala che di quello che potremmo fare noi dal punto di vista del bilancio con l'argentino. Parliamoci chiaro, il fatto che la Juve non Gli creda ingaggi che più in un avete giocatore tenuto come negli Dybala. ultimi 2 o 3 anni, negli ultimi 2 anni, ma come fai a prendere Dybala e gli altri 24 della squadra cosa gli dici? È Ma proprio infatti, questo di Massimo, cui ti devi preoccupare. Nonostante noi, a detta tua, non riusciamo a garantire certi ingaggi, c'è la fila di giocatori per venire alla Pinetina. Cioè anche Dybala non sa più come proporsi all'Inter, non ce la fa più a Torino. E questa è la verità. Ma lo dimostra anche il fatto che nella partita più importante della Juve, per mettere una pezza alla stagione della Juve, come quella di mercoledì, Dybala ha fatto 65 minuti in panchina. Il giocatore col tasso tecnico più alto della Juve. Se non è questo un segnale del fatto che la Juve non ci crede più, non so più che cosa dire a questo punto. È lampante che Dybala e la Juve siano ormai due separati in casa, che Dybala sia un corpo estraneo rispetto alla squadra e che nessuno lo voglia più in campo. secondo i Nessuno Castiglia lo vuole 30 più euro rinnovare. e poi chiude Sta Borsellino. facendo il discorso ovviamente da interista che deve fare il guastatore della situazione, perché prima dice: ah, Ma io Dybala lo no, no. prenderei subito all'Inter, poi dice: no, ma sono separati in casa. Dybala non è andato all'Inter e non ci andrà all'Inter, perché all'Inter non ci vuole andare, perché poi tutti che Perdonami, fanno la fila arrivare alla vanno dove lo Pinetina, pagano di ma più. perché Te lo cosa? dico Per io. andare lì e non I prendere gli giocatori vanno stipendi, dove per essere prendono i venduti soldi. quando non possono essere pagati, di cosa stiamo Però non parlando? dimentichiamo che Dybala comunque è diventato, come dicevi tu, idolo dei tifosi, dei bambini, eccetera. È un vice capitano della Juventus. Cioè, un passaggio del genere sarebbe comunque clamoroso, no? Dal Sarebbe punto un di brutto vista del segnale. mercato. Forse su questo si basano anche un po' le Ma sicurezze infatti di Dybala Castiglia, stasera è capitano. che non Allora, tradisca Dybala la guarda, Juventus. Donnarumma, Gambaro se e Dybala poi dovesse Borsellino. andare all'Inter, lui ci vorrebbe andare chiaramente, è chiaro che non può prendere meno di 10 milioni netti all'anno, perché attenzione, la Juventus, lui alla Juve ha chiesto 15 milioni netti Quello all'anno, lo spieghi tu a Ecco, Lautaro. aspetta un appunto. Quello che voglio dire è che l'Inter già adesso ha problemi perché Brozovic prenderà 7 milioni all'anno,
complessivi. È chiaro che Barella, che è campione d'Europa ed è più forte di Brozovic, non potrà accontentarsi dei 3,5. Quindi già in casa Inter adesso, prossimo anno, si dovranno discutere nuovi contratti. Se tu poi mi prendi Dybala, uno che non gioca da 2 anni praticamente, e viene a guadagnare 10-12 milioni all'anno, nell'Inter sarebbe diventa una polveriera quello spazio. Uno ti direbbe, Gambaro, mica li paghi tu quei soldi lì. Borsellino, no, prima di chiudere, tecnicamente, perché poi Scarinzi insomma ha fatto un po' stuzzicato, dice sì, Dybala 0, però intanto piazzi una plusvalenza e mandi via qualcun altro, tipo Lautaro, eccetera. Cioè, in quest'Inter sarebbe titolare senza dubbio Dybala? In quest'Inter, in questo momento, a mio avviso, sì. Sarebbe sicuramente nelle rotazioni, ma come non come un'alternativa. Titolare o no? No, nelle rotazioni. Sarebbe titolare. Sarebbe uno dei titolari. Sarebbe uno dei titolari. Al posto di chi? Al posto di chi? In coppia con chi? Ma si alternerebbe, a mio avviso, con Lautaro e Dzeko, cioè giocherebbe con Dzeko o con Lautaro. Uno dei due non giocherebbe e lui sarebbe comunque sempre in campo. Allora Antonio, ti dobbiamo salutare, tanto questo è un tema di cui parleremo a lungo, certamente almeno per qualche settimana, poi vediamo a febbraio cosa succede.